Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Alessandro Riva, dirigente del Murazzo. Oggi il derby vi ha visti sconfitti per 3-0, ti chiedo sensazioni a caldo su questa partita. Beh, sensazioni. È stata una partita a senso unico, una partita che praticamente si è chiusa già col 3-0 del Salice dopo 2 minuti del secondo tempo. E noi oggi non siamo mai scesi in campo, non abbiamo mai dato la parvenza di poter recuperare o comunque far male un pelino al Salice. Insieme ci metto, oltre alla nostra giornata, no, anche quella dell'arbitro, però è ovvio che il 3-0 non ammette repliche. Loro venivano da una sconfitta, oggi avevano voglia di rifarsi, noi forse l'abbiamo presa un po' sotto gamba e questo è il risultato. Dispiace partì 3 punti, dispiace per le 2 espulsioni, dispiace perché poi domenica prossima c'è un'altra importante per noi e mancano dei giocatori, però questo è, deve darci la consapevolezza che le partite tutte, se non affrontate nella giusta maniera, poi nulla è scontato e quindi prendiamo quel poco di buono che oggi abbiamo fatto, molto molto poco, e già da martedì inizieremo a lavorare per domenica prossima. La reazione adesso spetta a voi in vista del Sant'Albano. Ti chiedo che settimana adesso vi aspetta dopo questo derby? Ma guarda, il campionato dura 30 partite e arrivano le vittorie, purtroppo arrivano anche le sconfitte. Certo che una partita come oggi fa male, però questo può essere, dobbiamo vederla nella maniera positiva, anche se attualmente vederla nella maniera positiva è difficile vedere qualcosa di positivo, però secondo me questo imporrà un bagno d'umiltà a tutti e già da domenica un pronto riscatto. Sono sicuro che questa settimana la affronteremo come tutte le altre. Certo che bisogna risollevarsi subitissimo, perché sennò poi dopo entrano in gioco altre situazioni, però secondo me abbiamo le capacità e abbiamo tutto quello che ci serve per fare già una buona partita, offrire una buona prestazione da domenica scorsa. Blackout oggi, complimenti al Salice, ci rivedremo al ritorno sicuramente.